Parliamo adesso del dominio di una funzione, concentrandoci sul caso delle funzioni reali di variabile reale. Premetto che, nonostante le funzioni vengano genericamente indicate secondo la simbologia che abbiamo introdotto, f di a in b, funzione definita nell'insieme a a valore in b, nel caso delle funzioni reali di variabile reale, a volte la notazione utilizzata per indicare la metodologia di calcolo dell'immagine, cioè y uguale f di x, viene utilizzata da sola per indicare una funzione. Questa espressione solitamente si chiama espressione analitica della funzione, ad esempio y uguale x al quadrato più 2x più 1. Però a volte nel linguaggio viene tollerato e accettato il fatto che si confonda l'espressione analitica con la funzione stessa. Questa non è una funzione, è soltanto l'espressione analitica della funzione, però spesso per brevità di notazione si dice fun la funzione y uguale x al quadrato più 2x più 1, quando dovremmo dire la funzione di equazione o di espressione analitica y uguale x al quadrato più 2x più 1. Detto questo, parliamo del dominio, in particolare del dominio naturale. Se analizziamo l'espressione analitica di alcune funzioni, y uguale f di x con f di x uguale 2 più x meno x al quadrato, poi prendiamo y uguale g di x con g di x uguale x più 3 fratto x meno 1, e infine y uguale h di x con h di x uguale radice quadrata di x più 8. Esaminiamo queste tre funzioni, f, g ed h, con le loro espressioni analitiche. Vediamo subito che nel primo caso, trattandosi di una funzione razionale intera, cioè sostanzialmente una funzione che ha come espressione analitica un polinomio, le operazioni contenute in questa espressione sono sempre eseguibili qualunque sia il numero che mettiamo al posto di x. Addizione, sottrazione ed elevamento a potenza con esponente 2 si possono eseguire qualunque sia il numero che mettiamo qui. Se mettiamo un numero negativo, un numero positivo, un numero grande o piccolo che sia, questa espressione è sempre calcolabile. Allora, questa funzione si dice che ha come dominio naturale l'insieme R dei numeri reali. Si può sempre scegliere di restringere il dominio della funzione per particolari applicazioni, ma quando parliamo di dominio naturale intendiamo l'insieme dei valori di x per i quali l'espressione analitica della funzione è effettivamente calcolabile, e per una funzione polinomiale, una funzione razionale intera, questo dominio naturale coincide con l'insieme di tutti i numeri reali. Esaminiamo adesso la seconda funzione, la funzione g di espressione analitica x più 3 fratto x meno 1. In questo caso possiamo sostituire quasi ogni possibile valore al posto della x, tranne uno. Tra le operazioni che sono presenti in questa espressione analitica c'è anche una divisione. Il denominatore non si deve annullare, altrimenti la divisione non ha significato. E allora vanno esclusi dal dominio della funzione quei valori che, dati alla x, fanno annullare il denominatore. In questo caso è evidente che sostituendo ad x il valore 1 si avrebbe una sottrazione tra 1 ed 1 e di conseguenza un denominatore nullo e l'espressione analitica perde di significato. Allora, il dominio di questa funzione, il dominio naturale di questa funzione è l'insieme dei numeri reali ad eccezione del numero 1. Analizziamo adesso l'espressione della terza funzione, la funzione h, che presenta una radice quadrata e all'interno della radice quadrata come argomento un polinomio di primo grado nella variabile x. In questo caso sappiamo che la radice quadrata può essere eseguita soltanto se l'argomento della radice è un numero non negativo. Di conseguenza il dominio naturale di questa funzione è l'insieme dei numeri reali, ad eccezione di quelli che rendano negativo l'argomento della radice, cioè x più 8 non deve mai essere negativo, per cui deve essere maggiore o uguale a 0. E questo porta ad x maggiore o uguale
a meno 8. Per cui il dominio di questa funzione coincide con l'insieme dato dal seguente intervallo, tra meno 8 e più infinito, semplicemente attraverso questa disuguaglianza. La condizione x maggiore o uguale a meno 8 riassume l'insieme di tutti i numeri reali che sono ammessi come dominio di questa funzione. Per le funzioni reali di variabile reale è possibile utilizzare una rappresentazione grafica basata sugli assi cartesiani. Supponiamo di avere una funzione reale di variabile reale che abbia un'equazione y uguale f di x. Ora, prendendo valori di x appartenenti al dominio e calcolando le corrispondenti immagini attraverso questa funzione, si possono ottenere delle coppie di numeri x, f di x. Se queste coppie di numeri vengono interpretate come coordinate di punti da rappresentare sul piano cartesiano, i punti che vengono ad essere così rappresentati costituiscono un luogo geometrico, il luogo geometrico dei punti del piano, le cui coordinate sono rappresentabili come valori di x del dominio di questa funzione e valori delle immagini degli stessi valori di x da prendere come ordinata di questi punti. Il luogo geometrico così ottenuto, qualunque forma esso abbia, si chiama grafico della funzione f. Noi abbiamo già visto nello studio della geometria analitica alcuni luoghi geometrici così definiti. Facciamo alcuni esempi. L'equazione y uguale 2 più 5x è un'equazione di primo grado, razionale intera di primo grado, e sappiamo dalla geometria analitica che essa deve rappresentare una retta. Possiamo anzi disegnarla facilmente considerando che per x uguale 0 si ottiene y uguale 2, quindi abbiamo un'intersezione sugli assi che potrebbe per esempio trovarsi qui. Se diamo valore 1 a questo segmento, poi se diamo ad y il valore 0, si vede che 2 più 5x è 0 quando x è uguale a meno 2 quinti. 2 quinti è un numero minore di 1. Dobbiamo prenderlo sull'asse delle ascisse, sul semiasse negativo, quindi siamo grosso modo qui. Quindi se tracciamo una retta che passa per questi due punti, questa retta rappresenta il luogo geometrico individuato da questa equazione. Ebbene, poiché questa equazione ha la forma dell'espressione analitica di una funzione, y uguale 2 più 5x, il luogo geometrico che abbiamo appena rappresentato rappresenta il grafico della funzione di equazione y uguale 2 più 5x. Altri esempi di luoghi geometrici che abbiamo esaminato sono quelli rappresentati da circonferenze, iperboli, ellissi. Solo che non tutti i luoghi geometrici che siano rappresentati da delle equazioni possono essere associati ad una funzione. Facciamo un esempio. Prendiamo un sistema di assi cartesiani e andiamo a rappresentare una circonferenza di equazione x al quadrato più y al quadrato uguale 1. Un'equazione di questo tipo, sappiamo, rappresenta una circonferenza. L'andiamo a rappresentare sul sistema di assi cartesiani, la circonferenza in particolare che viene fuori al centro nell'origine. Ovviamente questa è una circonferenza che ha centro nell'origine e raggio 1, come è possibile dedurre facilmente dall'equazione. Quindi qui abbiamo il punto di coordinate 1, 0, punto di coordinate meno 1, 0 e così via per gli altri punti. 0, 1, 0, meno 1. La domanda che ci facciamo è la seguente. Questo grafico, questa curva e quindi questo luogo geometrico può essere visto come grafico di una funzione? La risposta è no. E il motivo è che
Preso un qualunque valore di x tra quelli che diciamo, possono costituire coordinate dei punti di questo luogo geometrico, si nota subito che non esiste un solo valore di y corrispondente. Tracciamo una retta verticale passante per il punto sull'asse delle ascisse individuato da una generica coordinata x. Si vede subito che questa retta ha con la circonferenza due punti di intersezione. Ora, quando noi tracciamo il grafico di una funzione, i punti di questo grafico devono rappresentare punti di coordinate x, f di x. E il problema è che quando noi prendiamo un determinato valore di x, sappiamo che la funzione, visto che è una corrispondenza univoca, deve associare ad x una ed una sola immagine. Quindi, preso ad esempio il valore x uguale 0,5, a questo 0,5 possiamo far corrispondere un solo valore di y. Qui invece ci accorgiamo subito che i valori di y corrispondenti al valore di x che abbiamo appena scelto in realtà sono due. Perché c'è questo punto di intersezione e c'è anche questo qui sotto che sta sul quarto quadrante. Quindi ci sono due valori di y, uno positivo e uno negativo, che sono associati ad un determinato valore di x. Questo non è in accordo con il modo in cui le funzioni sono definite. Le funzioni infatti associano ad ogni x uno ed un solo valore di y. Quindi quando tracciando una retta verticale posizionata in modo assolutamente arbitrario, quindi spostando anche questa retta, si possono ottenere più punti di intersezione con il luogo geometrico. Questa curva, questo luogo geometrico, non può rappresentare il grafico di una funzione. Quindi, data una coppia di assi cartesiani, se noi andiamo a mano libera a disegnare una qualunque curva, perché questa curva possa rappresentare il grafico di una funzione, una qualunque retta verticale tracciata in posizione arbitraria, purché verticale, deve intersecare il grafico della funzione, della presunta funzione, in un solo punto. O al più in nessuno, se usciamo fuori dal dominio della funzione. Quindi questa linea che io ho tracciato può rappresentare il grafico di una funzione. Ma una linea fatta in quest'altro modo possiamo controllare se può rappresentare o no il grafico di una funzione. Tracciamo una retta verticale. Dopodiché, supponiamo di spostare questa retta, ci accorgiamo che ci sono dei particolari valori di x per i quali si possono individuare più intersezioni tra la retta e la linea curva che abbiamo tracciato. In un caso del genere, per un assegnato valore di x si hanno più valori di y corrispondenti. Qua c'è il primo, qui c'è il secondo. Qui c'è il terzo. Quindi in una situazione del genere questa linea non può rappresentare il grafico di una funzione. Quindi mentre in geometria analitica possiamo rappresentare luoghi geometrici di varia natura, nel caso delle funzioni dobbiamo fare attenzione che il grafico di una funzione deve avere la caratteristica che abbiamo appena indicato. Ogni retta verticale deve intersecare il grafico in non più di un solo punto. A titolo di esercizio potete provare a capire quali di questi sono grafici di funzioni, possono essere grafici di funzioni e quali no. Ne disegno 4. Consideriamo il primo. Poi ne tracciamo un altro. Poi ne tracciamo un altro ancora. E poi un altro ancora.
Provate un po' a indovinare tra questi grafici che indichiamo come A, B, C e D, quali possono rappresentare funzioni e quali no. Grafico A rappresenta una funzione? Grafico B rappresenta una funzione? Grafico C? Grafico D? Se li avete guardati con attenzione, vi sarete accorti che per il grafico A, una qualunque retta verticale interseca il grafico in un solo punto. Prendiamo il grafico B. La retta verticale ci sono posizioni in cui il grafico viene intersecato in più punti, posizioni in cui viene intersecato in un solo punto, altre posizioni in cui viene intersecato in più punti e così via. Quindi il grafico A è effettivamente è possibile che sia il grafico di una funzione, il grafico B no. In modo analogo, vediamo i grafici C e D. Il grafico C viene intersecato in un punto, poi in 3, ancora in 3 e poi in 1. Questo non è il grafico di una funzione. Per il grafico D possiamo subito vedere che comunque noi scegliamo la posizione per la retta verticale, il grafico viene intersecato al più una volta. Quindi il grafico D potrebbe rappresentare una funzione.